Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli sconosciuti. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché proveremo a immaginarci una lineup di Switch ancora più ricca. Ci troviamo infatti in un periodo un po' strano per la console ibrida, perché arrivati alla fine del ciclo vitale, in attesa dell'annuncio della next gen, è ovvio che non ci sia più spazio per le grandi produzioni. Però l'ultimo Direct ha dato diversi segnali importanti. Nintendo non abbandonerà la console prima del previsto e, tra la fine del 2023 e tutto il 2024, continuerà a supportarla con operazioni dal sapore nostalgico e a tratti anche imprevedibili. E sappiamo tutti quali sono i grandi assenti che ci saremmo aspettati di vedere arrivare prima o poi su Nintendo Switch, ma direi che ormai il tempo è scaduto. Quindi, tolti i soliti nomi come F-Zero, Donkey Kong, Star Fox e compagnia bella, vorrei andare a rovistare tra i titoli cult e le hidden gem del passato per dirvi quali sono secondo me i titoli che chiuderebbero alla grande il ciclo vitale di Switch. Di giochi non in grado di smuovere le masse, ma più che altro quelle cose particolari e super specifiche che puoi permetterti solo quando una console ha una base solida, sia di utenza che di lineup. Quindi vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i titoli che vorreste vedere arrivare al photo finish su Switch, però detto questo, ringrazio tutti quanti per supportare il canale, ognuno come può, e soprattutto Otoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! L'ultimo Direct ha lanciato un segnale preciso: siamo entrati in una nuova era di Nintendo. Il periodo di Wii U e i primi anni di Switch sono stati contraddistinti, almeno per me, da un approccio molto rigido da parte della grande N, che con le sue produzioni si è presa meno rischi possibili. Penso ad esempio alla standardizzazione di Mario in 2D con l'approccio estremamente conservativo dei New Super Mario Bros, oppure alle rigide regole imposte a Intelligent Systems nella creazione degli spin-off RPG, delle indicazioni che sono sopravvissute anche su Switch con l'uscita di Origami King. Eppure, se analizziamo l'ultimo Direct, ci renderemo conto che Nintendo ha tolto tanti di questi paletti in modo da garantire una transizione next gen quanto più indolore possibile. Il brand di Mario non solo ha colto un certo grado di sperimentazione e innovazione con Wonder, ma la rinnovata attenzione verso la storia rolistica dell'idraulico italiano denota l'intenzione di ripescare anche opere, non dico problematiche, ma che di sicuro si prendevano parecchie libertà creative, almeno per gli standard di Nintendo. E in più, ve lo ripeto, il ritorno di Another Code è forse la sorpresa più bella degli ultimi tempi, un ripescaggio che riecheggia quanto visto qualche anno fa con Famicom Detective Club. E qui si parla senza ombra di dubbio di hidden gem e giochi culto che vengono messi sotto la luce dei riflettori del Direct con l'intento di farli scoprire dal grande pubblico. Insomma, il tempo è poco, però c'è ancora spazio per qualche bella sorpresa. Prendiamo ad esempio la serie di The Legend of Zelda. Credo che ormai abbiamo abbandonato tutti quanti le speranze di vedere i porti delle remaster di Twilight Princess e Wind Waker, così come difficilmente verremmo sorpresi su console ibrida con un nuovo remake ad opera di grezzo. Ma allora perché non ripescare la storia dei seguiti spirituali del primissimo Zelda, mettendo a lucido due capolavori del passato, The Mysterious Murasame Castle e Star Tropics? Quello di The Mysterious Murasame Castle è un nome che negli ultimi anni ha guadagnato molta popolarità, principalmente per due fattori. Da una parte i continui riferimenti al gioco presenti nella serie di Super Smash Bros, continuati anche su altri, e poi anche il debutto occidentale del titolo avvenuto in tempi abbastanza recenti, grazie alla sua inclusione nella Virtual Console europea e americana del 3DS nel 2014, quasi 30 anni dopo il suo debutto avvenuto su Famicom Disk System nel 1986. E ora che anche la libreria virtuale del 3DS non è più attiva, per me Nintendo dovrebbe fare il grande passo affidando a un team, tipo ad esempio Grezzo, un remake di questo titolo con un risultato simile a quanto visto con Link's Awakening. Un remake 1-1, in grado di svecchiare il comparto grafico e di modernizzarne il gameplay, il giusto però, senza stravolgerne l'ossatura. Dalle immagini vi sarete resi conto che si tratta di un titolo estremamente simile al primo Zelda, questo perché fu proprio sviluppato sullo stesso engine, con l'intenzione di creare un nuovo action adventure, questa volta molto più lineare e sbilanciato verso il combattimento. Nonostante l'elevata difficoltà, questo è considerato come uno dei titoli più intriganti per l'espansione a dischetti del Famicom, nonostante l'ambientazione giapponese e le poche copie vendute in madrepatria abbiano spinto Nintendo a ritenerlo non adatto al pubblico occidentale. Quel matto sparato di Suda 51 ha espresso il desiderio di farne un remake. Mi accontenterei anche qualcosa di molto più soft, ma devo dire che come prospettiva sembra una follia totale.
perché no? Star Tropics è invece un po' l'altra faccia della medaglia, visto che si tratta di un action adventure, sempre per NES, mai commercializzato all'infuori dell'Occidente, con il secondo titolo addirittura rimasto esclusiva nordamericana. Ma si tratta di un titolo giapponese al 100%, visto che a capo del progetto fu messo Jinio Takeda, uno degli autori della serie Punch-Out. Anche Star Tropics è un titolo estremamente derivativo, che prende a piene mani dalla formula di Zelda, pur rendendola molto più lineare, ma a differenza di Murasame Castle, qui è stata scelta un'ambientazione sci-fi tendente un po' all'assurdo, dove il quindicenne Mike Jones si mette in viaggio verso Sea Island, dove c'è il laboratorio dello zio Steve Jones, che scoprirà essere stato rapito dagli alieni. L'unica arma principale per risolvere la situazione? Uno yo-yo. Tra l'altro questo gioco aveva un enigma che richiedeva una copia fisica del manuale, quindi anche se vi viene la voglia di provarlo su Switch, visto che è presente nel catalogo NES dell'NSO, è impossibile finirlo senza ricorrere a delle guide online. Per me si tratta di un candidato perfetto per un remake su Switch. Spingerei infatti sugli elementi più assurdi del racconto, qualcosa di simile esteticamente a The Tourist, riproposto ovviamente insieme al secondo capitolo in una collection proprio come è stato fatto per Another Code, dove i due titoli vengono aggiornati graficamente e uniformati dall'utilizzo di un unico engine. Per me ci starebbe alla grande. Oppure se Nintendo vuole proprio esagerare e impazzire, può portare di nuovo Zelda su Switch senza scomodare Link, ma affidandosi a Tingle. È più forte di me, ma devo parlare del gioco DS appena ne ho occasione. E non lo so, ci vedrei bene una collection comprendente anche il seguito che non è mai uscito dal Giappone. Immagino che però qui ci siano delle scene che Nintendo avrebbe problemi a gestire. Per fortuna ne esiste una traduzione completa amatoriale. E a proposito di titoli difficili da gestire, prima o poi Nintendo dovrà prendere coraggio e pubblicare in Occidente Mother 3, ovvero il seguito di Earthbound. Questo terzo capitolo della sfortunata, quanto amata serie di JRPG uscì su Game Boy Advance a ridosso dell'arrivo del Nintendo DS, e la scusa ufficiale è sempre stata quella che pubblicarlo in Occidente sarebbe stato un suicidio commerciale. Ma in realtà il vero problema risiede in una storia che devia di molto dai classici canoni del racconto ruolistico, trattando sempre con ironia e leggerezza temi pesanti e proponendo personaggi che sfidano preconcetti e convenzioni di ruolo e di genere. Tutti temi che Nintendo, almeno in Occidente, ha sempre cercato di schivare, e non sorprende che Mother 3 sia ancora disperso chissà dove in Giappone. Però i tempi stanno cambiando, non solo la presa di Nintendo sembra essersi allentata di parecchio, ma non dimentichiamoci che il creatore della serie, Shigesato Itoi, è apparso durante un direct di qualche tempo fa per presentare i primi due Earthbound su NSO. Magari un remake sarebbe pretendere anche troppo, e poi alla fine la pixel art del GBA è bellissima da vedere ancora oggi. Allora perché non chiudere gli aggiornamenti dell'NSO su Switch proprio con l'arrivo di Mother 3? Secondo me sarebbe la scusa perfetta per convincere tanti giocatori ad abbonarsi al pacchetto aggiuntivo per un altro anno intero. Prima però di procedere, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo, e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione. E vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social, perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, diteli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale, e andiamo avanti. C'è anche spazio per il platform, e piuttosto che continuare a sfornare Kirby a ripetizione o puntare tutto sull'appeal di un nuovo titolo di Mario, Nintendo, ma riprendi in mano la serie di Starfy. Si tratta di un brand assurdo, i cui diritti sono a metà con Tose, uno studio fantasma che ha aiutato nella produzione di centinaia e centinaia di titoli, ma che non ha mai messo la firma su nulla, se non sulla serie di Starfy. Tra l'altro, qualcuno di voi si ricorderà di aver giocato su Nintendo DS a The Legendary Starfy, l'unico episodio della serie ad essere arrivato da noi in Occidente e anche l'ultimo in assoluto. Prima che la Stella di Mare debuttasse sul doppio schermo Nintendo, in realtà la serie aveva alle sue spalle la bellezza di 4 titoli, 3 pubblicati su Game Boy Advance e uno su DS, che fa dei livelli acquatici il punto focale di tutto un platforming che si è evoluto nel corso degli anni. Magari il primo titolo risulterà acerbo rispetto alle sue evoluzioni, ma con tutta l'ondata di nostalgia che ha travolto l'industria nel corso degli anni e la grande riverenza nei confronti della pixel art, che fa sì che ci sia spazio per produzioni bidimensionali anche al giorno d'oggi, pure per Starfy mi immagino una di quelle collection belle corpose, un'antologia The
Definitive, pensata per celebrare la storia di un personaggio ormai dimenticato. Anzi, ecco, potremmo darla in mano a WayForward e far sì che si possa switchare in tempo reale tra un nuovo stile grafico e la vecchia pixel art. Su Switch è pieno di questi esempi. Per finire abbraccerei anche il lato più folle e assurdo delle produzioni Nintendo. Visto che la grande N sembra sempre puntare molto sul lato party game delle sue console, non mi spiego veramente che fine abbia fatto Rhythm Heaven o Rhythm Paradise. Alla fine su Switch non solo abbiamo avuto due capitoli di WarioWare abbastanza ravvicinati, ma in più anche l'uscita di Everybody Want to Switch. Insomma, piuttosto che prendermi il rischio di sperimentare con testa di cavallo, io avrei preso una serie amata da tutti che da sempre si è alternata al più popolare WarioWare. E vista la follia totale che ha contraddistinto Get It Together, che molto probabilmente segnerà anche l'esperienza su Move It, non ci sono scuse che giustifichino l'aver accantonato una delle serie più brillanti di tutto il catalogo Nintendo. Sono sicuro che la maggior parte di voi ha giocato almeno una volta a un titolo di Rhythm Paradise, magari su DS o Wii, e ne conserva un bellissimo ricordo. Quindi, se Nintendo ha avuto il coraggio di ripescare Famicom Detective Club, può fare lo stesso identico sforzo anche per questo geniale Rhythm Game. E in più, visto che con l'NSO abbiamo definitivamente sdoganato i contenuti legacy, dando un nuovo lustro e attenzione all'epoca degli 8-bit, Nintendo avrebbe la strada spianata per creare un qualche tipo di iniziativa legata al suo servizio in abbonamento che riprenda proprio le microsfide di NES Remix. Con esperimenti come i giochi della serie 99, Nintendo si sta approcciando al competitivo online free-to-play e il mio sogno è una sorta di ecosistema fatto di leaderboard basato sulla follia totale dei NES Remix. Il tutto in continuo aggiornamento, con nuovi minigiochi e sfide settimanali e ovviamente tutto gratuito per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Come dite? Sto sognando? Beh, allora forse è il caso che la smetto. Questi comunque sono solo alcuni dei titoli che mi piacerebbe vedere riproposti su Switch prima del definitivo passaggio alla next gen. In realtà di esempi del genere ce ne sono tantissimi e quindi vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discuterne insieme. Magari ne esce fuori qualche nome veramente interessante. Tanto da poter fare anche una parte 2 di questo video. Non mi resta che ringraziarvi infinitamente per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video, che arriverà domani. Nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate pioro. Io sono il Poro Hidden, Michele Gem, ciao. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Everybody